Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui perché voglio aprire un pacchettino con voi. Mi erano terminati dei prodotti per me indispensabili, ovvero a dire la mia crema notte, e quindi ho approfittato appunto in base a delle promo per acquistare lei insieme ovviamente ad altro. Non stavo aspettando il corriere, devo dire la verità, cioè non mi era arrivata nessuna mail che il pacco sarebbe arrivato oggi, quindi un video così improvvisato. Ma sono i migliori e come vedete mi cogliete in questo bellissimo look sul blu. Sono in fissa col blu elettrico, va a periodi questa mia fissazione, va e viene negli anni, nei mesi e via dicendo, e quando torna non ce n'è verso per nulla, deve essere semplicemente blu elettrico. Non so se si sta vedendo qualcosa, ma appunto sto parlando del mascara blu elettrico e della riga di eyeliner. Devo dire che dalla videocamera si vede meno rispetto alla lealtà, ma il mascara che ho utilizzato, che poi è secchissimo, ma appunto stando a casa ho ripescato questo qui di Vamp, che appunto sarebbe da buttare, ma guardate, è spettacolare. Sugli occhi, credetemi, è uno di quei pochi mascara che è così blu elettrico e rimane così blu elettrico. Lo vedete in base alla luce. Io purtroppo non ho proprio una luce diretta su me, quindi va un po' a perdersi, ma credetemi, è spettacolare. Anche viola è bellissimo, la colorazione ve la voglio dire se magari fosse interessate. È la 301 per quello blu elettrico, che poi appunto ho messo anche l'eyeliner blu, che è questo qui di L'Oreal, che è il Matte Signature Eyeliner appunto. Devo dire che sì, è blu elettrico, anche questo qui a seconda delle luci, però ne ho visto uno ancora più blu elettrico da una mia collega di accademia, ed è la NYX. Peccato che non è disponibile, perché sennò l'avrei già preso, mio cane, sempre lui, è sempre lui. E sulle labbra invece ho questa qui, non so se avete visto il mio precedente video, ma ho ripescato dal cassetto dei prodotti che non utilizzavo, tra cui questa che non mi piaceva. Adesso devo dire invece che come lip gloss matte mi sta piacendo. Mi piace adesso, vedete a cosa servono anche questi video, a comunque riesumare i prodotti e dargli una seconda possibilità. Comunque, dopo avervi elencato e detto la mia fissazione per il blu, vi allontano di nuovo e voglio andarmi a mostrare il contenuto di questo pacchetto che ho comprato appunto, ho fatto l'ordine online da Bio Vegan Shop. Che è un sito, devo dire, in cui mi trovo abbastanza bene, sia Bio Vegan Shop che Bio Boutique La Rosa Canina. Mi piacciono veramente tantissimo, cioè spediscono in tempi record, nonostante appunto ci sia questa emergenza, loro spediscono comunque in tempi record e stanno facendo delle promo, quindi comunque se siete interessati, vi manca qualcosa, cogliete l'attimo. Io appunto, come vi dicevo, vi volevo far vedere come incarta Bio Vegan Shop. Cioè, innanzitutto vi danno questo qui, che all'interno di solito vi lasciano dei campioncini. Davanti c'è sempre una frase in cui c'è scritto: in tutte le realtà naturali c'è qualcosa di meraviglioso. Sono sempre queste frasi carine, però per farvi capire quanto è curato il pack, e all'interno, come sto vedendo, ci sono 50.000 campioncini. Ancora non ho aperto niente. Quanti sono? 2, 3, 4, 5. 5 campioncini. Ok, poi vabbè, io amo i campioncini. Li metto da parte. Poi se mi capita che sto finendo qualche crema, vado da qualche parte, c'ho già cosa prendere. E guardate all'interno del pacchettino come vedete c'è tutta sta roba che adesso io andrò a togliere, giustamente. E i prodotti sono imballati singolarmente, vedete, con tutta comunque carta biodegradabile, riciclata, tutte cose a favore della natura, insomma. Quindi 2, 3, hanno imballato tutto singolarmente, 4. Ok, ho tirato fuori tutto, non vi arriva la fattura cartacea appunto per evitare sprechi. E a me serviva, cioè tutto questo ordine è partito perché mi mancava la crema notte, non so se già ve l'ho detto, ma ormai veramente fuori di testa. Comunque mi mancava la crema notte e sul loro sito, perché cercavo appunto una crema, io allora ci raccomponiti, mi piace utilizzare prodotti con bonici principalmente per la sera, diciamo che non sono una fissata,
Quindi se trovo una crema che mi funziona bene, cioè che lavora bene sulla mia pelle, che comunque non ha un ICI verde, non importa, la utilizzo ugualmente, a patto che non mi dia problemi di brufoli perché è una pelle mista grassa e devo dire che quando la crema è poco verde o è poco adatta per la mia pelle me ne accorgo subito perché mi sfoga appunto con brufoli e tant'altro, schifo. Per la sera però ci tengo perché la sera è il momento in cui la pelle si riposa ed è più ricettiva, quindi vado a assorbire maggiormente il prodotto. Quindi ci tengo ad utilizzare una crema totalmente naturale. Ed ho acquistato appunto, di nuovo vi dico su Bio Vegan Shop, questo kit, questo set di Sobio Ethique. Non so se la conoscete. Ma è una marca che c'è da tantissimo ed è famosissima per la loro BB cream e il loro fondotinta naturale, super coprente, che avevo provato e mi erano piaciuti. Anche il mascara è ottimo, ha diversi prodottini, credetemi, ne vale veramente la pena. Na 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 na. E quindi vi dicevo che con 40 euro, perché non solo il kit era scontato, al posto di 50 era venduto 43-45, ma avevo un ulteriore sconto. E quindi ho preso crema notte, crema giorno, il contorno occhi e siero viso, tutto a 40 euro. Cioè, un affare. Allora, la crema da giorno, che poi che carini questi pack, sono tutte creme appunto con il 99% di origine naturale, sono creme anti-rughe. Quindi pensate dai 25 anni in su, visto che mi avvicino ai 30. Veramente, io prediligo queste creme qui perché all'interno hanno più principi. Queste sono allarganti, all'interno hanno anche dell'acido ialuronico, quindi sono sì idratanti ma anche tonificanti. Quindi abbiamo quella lì da giorno. Oh, santa, mi vedete muovermi perché ho il cane che se non lo controllo un attimo, non so, viene giù la casa. Vediamo un po' come si presentano perché non ne ho idea. Ok, quindi sono qui dentro, diciamo in un barattolino di vetro. Mi ricordano gli omogenizzati. Ciao a voi, mi sta ricordando l'omogenizzato e quella da giorno non la apro subito perché appunto era quella da notte che mi sta finendo, quindi andiamo ad aprire insieme quella da notte. Voglio sentire sia l'odore che la consistenza e anche quella da notte è così. Ha un PAU di 6 mesi, quindi nel momento in cui l'aprite è da finire. Andiamo a vedere. L'odore è buonissimo, guardate la consistenza, sembra veramente molto idratante. Quindi, guardate, che bella, un odore buonissimo. Sì, è molto molto idratante questa crema. L'odore sembra un po' floreale, è bella, bella corposa, speriamo che mi ci troverò bene e non sarà troppo per la mia pelle. Comunque, questa era la crema da notte. Poi ho acquistato il siero, appunto, che era nel kit, che questo ne parlano benissimo. Ah, non è il siero questo, perché avevo comprato una cosa a parte della Saponaria, vi faccio vedere. E sarebbe un'acqua costituzionale attiva al melograno. Antiossidante, effetto anti-age, anche questo. Cosa sarebbe? Non pensavo che era venduto in un barattolo di vetro, però comunque è un'acqua che funge da tonico, diciamo, anche da tonico. Può essere utilizzato come tonico, può essere utilizzato prima dei trattamenti per andare appunto a far funzionare in maniera maggiore, per rinfrescarsi durante il giorno. Voglio subito sentire e vedere lo spruzzo. Diciamo che spruzza. Non vaporizza, no, spruzza in una maniera che non vaporizza, ecco, quindi sarà da utilizzare su un batuffolo di cotone, che non so parlare oggi, e ha un odore appunto molto dolciastro anche lui. Comunque non mi non interessa l'odore, mi interessa appunto che funzioni, perché non ho un tonico decente ultimamente, a parte quello di The Ordinary, che utilizzo la sera perché è sfoliante. Comunque quello lì non c'entrava niente. Qua penso che abbiamo il contorno occhi. Vediamo un po'. Sì, il contorno occhi sempre ha una scadenza di 6 mesi, come vedete. Questo uguale lo voglio aprire perché comunque lo proverò subito.
ha un pack diverso questo qua, ed è sempre con olio d'argan e acido ialuronico. Vediamo un po'. Ha lo stesso odore della crema da notte, mi sembra molto idratante anche lui, quindi va benissimo per il mio contorno occhi. Per il contorno occhi prediligo sempre questi prodotti molto idratanti, li sto preferendo, anche se ci mettono un po' più ad assorbirsi, mi piacciono molto. Non vi sto dicendo un cavolo su queste creme, perché in realtà l'unica cosa che ricordo era quella, che sono l'argan e all'interno c'è dell'acido ialuronico, e non è riportato dell'italiano davanti, quindi posso dire cazzate, minchiate. Poi abbiamo il siero lisciante antirughe. Vedete che non c'è l'italiano? Cioè non c'è l'italiano. E vediamo un po' come si presenta. Ma è piccolo. È piccolo, è 30 ml. Il che non è che mi piaccia tanto, però va bene. Vediamo un po' come... com'è questo qui, quasi quasi aprirei anche la crema da giorno, a questo punto le uso tutte. Ha lo stesso odore anche questo qua. Secondo me mi potrebbe bastare anche solo il siero, per farvi capire quanto li sento idratanti. Potrebbe bastare veramente anche solo il siero per quanto è idratante. Poi dopo comunque vedrò. Non so, mi hanno incuriosito questi prodottini, a me a vederli... devo rileggere tutto per bene, perché non c'è una dicitura, io il francese non lo conosco e quindi non lo so, però comunque prima di comprarli ero super mega gasata, perché ho letto anche le recensioni e ne parlano bene. Spero solo di riuscirli a finire in 6 mesi, perché io ci guardo e ci faccio caso tantissimo alla scadenza, cioè non lo so, per questo sì sono fissata, nel senso che non voglio mai sforare per quanto riguarda i prodotti di skincare, in particolar modo quelli che appunto vengono a stretto contatto con la pelle. Andrò a mettere tutto in uso, a parte la crema da giorno come vi dicevo, anche di questo qua sono curiosissima. E niente ragazze e ragazzi, il video termina qui, spero appunto di esservi stata di compagnia, che non vi ho fatto prendere un esaurimento. Sono veramente più schizzata del solito, veramente, oggi sto malissimo, eppure nonostante ciò ho trovato la forza di truccarmi, ho trovato la forza di fare un video per farvi capire, ma mi sento malissimo, malissimo, malissimo. Però mi va sempre di truccarmi, veramente mi va sempre, poi sto blu, mi dà una botta di vita e niente. Quindi mi va veramente sempre il blu. Niente ragazzi, io... non voglio farmi vedere veramente in delirio, quindi direi di interrompere questo video. Vi mando un bacione e ci vediamo appunto in un prossimo video.